e poi via via altri interventi, dei finanziamenti pubblici a cui si può attingere per creare questo distretto di trasformazione della canapa. Quindi partiamo appunto dall'agricoltura in se stessa, dalla trasformazione, e poi vediamo un attimino che sviluppi può avere questo prodotto a livello industriale, nei vari settori, dalla bioedilizia, dall'alimentare, se qualcuno vuole introdurre qualcosa sull'alimentare, dal tessile, l'abbigliamento e vari prodotti. Parleranno appunto in successione Sonia Xausa, esperta in agricoltura, Alessandra Balocchi per i finanziamenti pubblici a cui si può attingere, Gianfranco Talon per bioedilizia, quindi ci racconterà tutti i vari vantaggi che questi prodotti possono portare all'edilizia, Silvia Sacchero, restauratrice di dipinti su tela, tavole e freschi, e Giacomo Gallina, abbigliamento in canapa. Da questo punto qui, e poi chiaramente le domande saranno ben accette appunto per aprire una discussione su ogni argomento. La chiamo Sonia. Intanto buonasera e essere venuti, grazie. Allora, la nostra idea è partita da un progetto culturale, per cui siamo arrivati alla canapa dopo. Siamo partiti dal Parco Lagunare del Veneto Orientale e siamo partiti dall'artigianato, abbiamo fatto il percorso inverso. Poi, con il discorso che sono un'appassionata di agricoltura e collaboro in Commissione Agricoltura, abbiamo provato a sviluppare questo settore per vedere se c'era possibilità. Dunque, in tutta Italia stanno cercando di far nascere questo genere di filiera corta. Il motivo è semplice: la PAC e i finanziamenti europei per una serie di misure che dopo la nostra Alessandra vi spiegherà, visto che sta facendo dei corsi proprio per cercare di gestire i finanziamenti europei. Se c'è la possibilità di creare posto di lavoro, redistribuzione del reddito, sostegno alla piccola impresa, alla cooperazione, li riesce a dare, e con la nuova PAC 2014-2020 abbiamo visto che ci sono in campo delle misure che possono essere composte, o meglio, se noi facciamo un piano strutturato, che sarebbe questo distretto della canapa, che parte dall'agricoltura, per cui dalla coltivazione fino alla filiera ultima, che può essere la bioedilizia, l'alimentare, tutto quello che può essere sviluppato poi, riusciamo ad ottenere una serie di agevolazioni finanziarie e anche di finanziamenti in conto capitale. Per cui abbiamo pensato di fare una serie di riunioni informative per far capire e per far sapere ai piccoli agricoltori, perché noi vorremmo rivolgerci a quelli che non hanno 5.000 ettari di terra, vorremmo che la cosa fosse sviluppata per chi ha pochi ettari e vorrebbe trovarne un reddito, visto e considerato come stanno andando le cose ultimamente per i piccoli agricoltori. Il motivo per cui siamo per la redistribuzione è dal punto di vista etico, perché vorremmo che le piccole proprietà continuassero ad essere curate, anche per una questione di cura del territorio, e anche perché pensiamo che una riconversione del settore sia una delle cose che il futuro chiederà, insomma. Noi abbiamo una serie di altre proposte che guardano tutte in questa direzione. Questo è il primo tassello. Senza questi prodotti non si può pensare a una riconversione, per esempio, nella bioedilizia, e non possiamo pensare alle case passive, non possiamo pensare a tutte quelle formule che saranno necessarie per sostituire quello che attualmente è il settore del petrolio e il ciclo del petrolio. Noi vorremmo in un certo senso mettere un piede avanti tra rinnovabili e questo genere di cultura e fare il passo successivo. Tutto il mondo sta andando in questa direzione, per cui noi vorremmo farlo prima possibile e dare l'opportunità a professori piccoli ad approfittarne, perché sapete tutti, se siete agricoltori, che nel momento in cui un grosso proprietario terriero decide di fare o un impianto via gas o una cosa del genere, i fondi li ha, fa una bella richiesta con Confagricoltura e dal giorno alla notte ha l'impianto pronto. Siccome questa cosa prima o poi verrà e sarà più redditizia di altre, è un'occasione, insomma, che non dovremmo dare. Altra cosa, svilupperemo la nostra proposta in due maniere. La prima, che è la base, quella di fare l'associazione di promozione della canapa,
che servirà già che il prossimo anno vuole produrre canapa, provare a produrla, avere un abbassamento dei costi dell'acquisto del seme, un abbassamento per quanto riguarda i conferimenti, un piano che permetta al terzista che si occuperà della trebbiatura o dello sfalcio o del conferimento delle rotopalle del prodotto, e abbassando il costo e garantendo anche al terzista un tot giorno di lavoro, può fare la modifica sul macchinario, perché attualmente uno dei più grossi e più grandi problemi è proprio la mancanza di un macchinario specifico. Però uno, prima di mettersi a fare dei cambiamenti nella propria macchina, deve avere anche un ritorno economico. Per cui, mettendo insieme tanti piccoli, noi otteniamo già l'abbattimento di un sacco di costi. Ecco, allora l'altro progetto è quello più grande, che è della filiera, che dopo cercheremo di sviluppare. Adesso non voglio tediarvi, vi dico soltanto quali sono le situazioni attuali. Qua in sala ci sono delle persone che hanno anche già provato il mio sperimentale e che non hanno avuto grandi risultati, perché appunto ci sono un sacco di difficoltà ad oggi per chi vuole coltivare canapa, perché numero uno siamo pochi e siete pochi. Per cui o ci uniamo insieme, cerchiamo di affrontare la cosa cercando di ottimizzare tutto, altrimenti il piccolo si trova a tanti imprevisti che possono essere atmosferici, possono essere anche proprio logistici. L'unica cosa che ripensiamo è di mettere insieme chi ha interesse e procedere. L'associazione dovrebbe servire, l'associazione si fa con 180 euro, si registra come una qualsiasi associazione di promozione, però serve per poter andare a fare il plan business, cioè il progetto, e cercare i finanziamenti. Serve anche se vogliamo andare a fare audizioni alla Camera, in Commissione Agricoltura o in Regione, perché come associazione veniamo ascoltati. Se andate da soli è più difficile che vi facciano un'audizione per portare il progetto. Dal punto di vista politico stiamo cercando di promuoverlo anche quello con un'iniziativa di legge che serva proprio per promuovere questo genere di riconversione agricola, che non tocca solo la canapa, ma in questo caso parliamo di quella. E in Umbria, proprio il 19 dell'11, cioè qualche giorno fa, è stato depositato da parte di un sindaco insieme a un'associazione una proposta di legge per lo sviluppo e la trasformazione della canapa in regione. E noi prenderemo il lavoro fatto da queste persone, perché stiamo cercando competenze in giro per tutta l'Italia, e abbiamo avuto la possibilità anche di confrontarci con delle persone della Toscana, della Puglia, dove stanno già sperimentando, e insieme a loro stiamo cercando di portare un discorso organico. Allora, il distretto della canapa del Veneto orientale, se dovesse essere fatto, non è che va in concorrenza con un altro distretto, magari in Umbria o in Puglia, perché questo qua, siccome è a chilometro zero e dovrebbe sviluppare una serie di altre caratteristiche, altre attività, dovrebbe essere assorbito dal territorio. Per cui l'idea nostra è di fare un brand business che preveda anche il conferimento e la trasformazione del prodotto in tutti quei settori di interesse che dopo verranno sviluppati. Attualmente io posso darvi una scheda che è quella sperimentata da chi ha già provato a coltivare la canapa, che è una scheda rispetto a quella che trovate nei siti internet, che è molto più terra a terra, nel senso, quando voi andate in cerca di un prodotto, viene promosso in questo caso da Socanapa come la cosa più meravigliosa di questo mondo. Abbiamo avuto un signore che si chiama Giancarlo, che ha seguito le varie prove di coltivazione del territorio e ha fatto un ridimensionamento a ribasso, ovviamente, di quello che è la situazione. Per cui dopo vi daremo tutto quello che riguarda la parte del conto, cioè quanto si guadagna ad oggi da soli nella canapa, quanto si potrebbe guadagnare mettendosi insieme in un'associazione per produrla dal punto di vista agricolo, e quanto si potrebbe fare nel caso facessimo questo famoso distretto della canapa. A questo punto vorrei far parlare la nostra Alessandra, che si parla di finanziamenti, anzi scusa un attimo, il distretto ha delle caratteristiche molto semplici. Il distretto verrebbe fatto in una zona che potrebbe essere individuata tra Sestino di Livenza e Torre di Mosto Ceggia, questa zona qua, che è a vocazione agricola. Servirebbe una raggiera di circa 80 km e a 360 gradi, per cui riusciremo ad avere la possibilità di far confluire in questo distretto
tutti i piccoli contadini senza fargli spendere troppi soldi di trasporto, che attualmente è il costo vivo che più incide. Il distretto o anche l'associazione potrebbe permettere di fare un'assicurazione, cioè se vi mettete insieme potete andare da Confagricoltura o comunque da come si chiama, la provincia di Venezia, c'è una società che fa delle assicurazioni per quanto riguarda le colture e si può ottenere un prezzo vantaggioso, perché non ha senso spendere soldi per 2 ettari, ha senso contrattare, se parliamo nell'ordine di 500-1000 ettari, che è quello, è la base per poter fare un impianto. L'impianto che noi abbiamo in mente è quello medio-grande e dovrebbe essere alimentato da circa 1000-1500 ettari. Per cui abbiamo l'esigenza di valutare fra gli agricoltori che si impegnano di capire quanti ettari queste persone potrebbero impegnare in questo progetto, che non è di un anno o due, dovrebbe essere un ciclo perenne, nel senso la nostra idea è quella di sviluppare un mercato continuo e tenere la ricchezza sul territorio. Adesso mi fermo perché sennò vi dico tutte queste cose, meglio che ascoltiamo un po' alla volta, dopo al limite vi do il conto economico e se volete fare delle domande voi cercherò di rispondere a quelle, è inutile che parliamo di dati, non di così, dati. Salve. Allora, noi abbiamo i vari parlamentari sia in Italia che in Europa che ci danno notizie e quindi ci hanno informato che riusciamo a rientrare in un piano economico di finanziamenti che va dal 2014 al 2020. La Regione Veneto a luglio ha aderito a questo piano di finanziamenti che è di circa 900 milioni di euro. Quindi abbiamo pensato di creare un consorzio, un'associazione, quella che sia, per perseguire il progetto di sviluppo canapa, territorio ampio e vasto a livello di agricoltura, quello che abbiamo noi. Siamo andati a leggere un attimino quello che è il piano che riguarda la Regione Veneto e abbiamo visto che ci sono parecchi punti, ci sono parecchi rami dove noi possiamo abbracciare, perché è stato diviso in diversi settori. Ovviamente per poter usufruire di questi finanziamenti bisogna, loro danno dei requisiti base che sono far parte di un consorzio, di una cooperativa o di una cooperativa. Si cercherà anche di dare un indirizzo biologico alla coltivazione della canapa, anche perché fortunatamente la canapa è una di quelle piante che ha un potere di rigenerare il territorio e non ha assolutamente bisogno di diserbanti o di pesticidi. Quindi potrebbe essere anche un'ottima alternativa a quella che è la coltivazione di soia, di mais, insomma qualsiasi prodotto agricolo che comunque richiede pesticidi e annessi che poi alla fine vanno a avvelenare le falde acquifere, i rigli, l'acqua e il terreno stesso. Questi finanziamenti sono dedicati non solo a chi ha, diciamo, a chi coltiva abitualmente o chi vive abitualmente in territori agricoli, ma soprattutto sono stati dedicati a quelle zone che sono in sofferenza in questo momento, quindi zone rurali, zone montane, zone dove c'è anche il pericolo di una grossa cementificazione, quindi cercare di fare in modo di trovare persone che vogliono riappropriarsi della terra e ricreare anche quelle che sono forze di lavoro. Questi investimenti sono dedicati anche a quelle aziende che hanno intenzione di migliorare e di portare anche un nuovo sviluppo all'interno dell'azienda, quindi ci sono finanziamenti che sono dedicati per chi vuole impiegare nuove macchine, per chi vuole battere il territorio con mostre, fiere, con, diciamo, è un discorso a 360 gradi
quello che viene affrontato dai finanziamenti stessi. Altro punto dedicato da questi finanziamenti è tutte quelle zone e quelle aziende che subiscono dei danneggiamenti dagli eventi atmosferici e dalle calamità naturali. E all'interno di questi finanziamenti c'è anche un rimborso nel caso uno dovesse subire un evento atmosferico nella coltivazione della canapa e non solo. Comunque c'è una garanzia perché già sono stati finanziamenti, già sono stati stanziati soldi dedicati anche per questo punto qui. Altra cosa importante, c'è una tranche di questi finanziamenti che è dedicata a giovani imprenditori, ragazzi che vadano dai 18 ai 40 anni, che siano esperti, quindi abbiano anche una preparazione scolastica di base, quindi anche una specializzazione e che vogliano diventare capi di impresa, che non siano stati mai capi di impresa, quindi sono soldi dedicati anche allo sviluppo di nuove aziende che possano nascere. L'ho detto, devono avere uno dei requisiti principali è il fatto di essere tra i 18 e i 40 anni di età, non di più. E niente, ho sintetizzato il più possibile come verranno distribuiti questi finanziamenti. Poi se c'è qualche domanda in specifico, ho quello che è il piano di sviluppo rurale per quanto riguarda la regione Veneto e quindi posso dare qualche risposta un pochino più in là. Gianfranco Talon, di edilizia, anche della ricerca Buonasera a tutti, cercherò di essere breve perché il tema canapa sull'edilizia capire un attimo ci vorrebbe qualche giorno, quindi andremo a fare un piccolo riassunto. Scusate se io sono un tecnico non un oratore, perciò scusate se magari mi voglio un attimino. Bene, per la bioedilizia nella costruzione la canapa viene usato lo stelo, quindi tolto la fibra e macinato lo stelo dipendendo dalla lavorazione che devo fare, se è un intonaco piuttosto che un mattone o lievimento, isolamento tetto. Una volta mescolata la calce, noi usiamo la calce, solo la calce e canapa. La canapa, essendo molto ricca in silice, quando si mescola con l'acqua e la calce attraverso il CO2 dell'anidride carbonica carbonata. E la canapa la segue, quindi mineralizza, quindi da fibra legnosa si trasforma in un minerale, mineralizza, quindi ottima, inattaccabile da qualsiasi formazione di muffe, di funghi, roditori, formiche e quant'altro, diventa ignifuga, si trasforma in un materiale ignifugo e ha delle proprietà uniche, uniche per quanto riguarda l'isolamento invernale estivo e gestisce molto bene l'umidità, perché attraverso i suoi alveoli e cunicoli ci sono continue microcondensazioni e microevaporazioni che fanno sì che abbiamo un comfort abitativo senza uguali, irraggiungibile anche dai materiali naturali come il legno e seppur nobile, legno, sughero e lane di rocce, appunto per questi alveoli che ha all'interno e per la mineralizzazione che ha comportato l'estrarre la calce. Si può dire attraverso l'esperienza che appunto ci si può scordare l'aria condizionata, ci può scordare di spese alte di riscaldamento e la durata nel tempo. Noi abbiamo la calce, che la calce come sappiamo è un materiale eccezionale e che dopo 2000 anni continua a carbonatare, quindi è vivo, vediamo il Pantheon, anche le piramidi, insomma. E abbiamo un pezzo di chitra, però altamente performante. Quindi
come durata è a gran lunga maggiore a qualsiasi altro materiale. E poi è, una volta finito il ciclo di vita, si può riutilizzare o riciclare. Quindi potremmo anche distribuirla nel terreno, la canapa con cima, e la calce è un latricida per eccellenza, quindi va a migliorare anche il terreno. Poi anche come costi, come costi siamo a livelli della costruzione che si fa attualmente, quindi non è anche sono prezzi esorbitanti, siamo a pari, siamo a livello con materiali attuali. Dove la compri attualmente? Noi la canapa in questo momento la acquistiamo praticamente in Francia per la qualità. La qualità e una certificazione che danno di questa canapa, quindi depolverizzazione che è molto importante, perché altrimenti potrebbe far fatica a legare con la calce, e anche per quanto riguarda la separazione tra il canapulo e la fibra. La fibra deve essere lavorato bene, insomma, deve essere separata, perché altrimenti anche la fibra potrebbe crearsi, potrebbe isolare quel materiale. E in Italia purtroppo in Italia abbiamo due impianti, uno a Torino e uno appena aperto in Puglia. E quindi, come diceva la Sonia, sarebbe molto importante averle a chilometro zero. Chilometro zero, questo ci consentirebbe di abbattere i costi, e perché non è neanche economicamente difficile pensare di produrre la canapa in Veneto, portarla a Torino e poi che tornasse indietro, quindi i costi andrebbero alle stelle. Per il trasporto costa a volte più del prodotto, perché la canapa in se stesso non è di questo valore. Poi farei vedere alcuni esempi di strutturazione. Poi stiamo facendo una ricerca sviluppo a Venezia da 2 anni, con ottimi risultati. Abbiamo la sovrintendenza, partigianato, che sono molto soddisfatti dalle esperienze che abbiamo avuto, e stiamo facendo molti passi in avanti, perché poi sappiamo che Venezia è stata fatta in origine, non c'era il cemento e ancora lì dove è, perché appunto c'è la calce, quindi la calce elastica mantiene l'elasticità e la qualità delle cose. Bene. Allora, farei vedere, ho parlato di casi di ristrutturazione, perché ristrutturazione sarà quello che sarà da fare in futuro, perché come sappiamo costruito abbiamo costruito anche troppo, adesso c'è da ristrutturare. Nel 2020 dovremmo portare gli edifici a un risparmio energetico, abbattere i costi, quindi i consumi, e per normativa abbassare le emissioni. Passare le emissioni dovute appunto all'efficacia dei materiali di isolamento che in questo momento si usano. Ecco, l'ultimo, pensiamo che la canapa, noi abbiamo, questa è la prima perle, questa è la seconda, sono i vestiti, e la casa è la terza perle. Immaginiamo di avere un capaway. Capaway, se viviamo, noi viviamo molto male, sudiamo e c'è tutta questa condensa che non esce. E la canapa, quindi se noi andiamo a mettere degli isolanti sintetici, creiamo questa problematica alla nostra casa, quindi la condensa, il vapore d'acqua non esce e si ferma lì, e poi escono le muffe e quant'altro. Adesso vediamo, questo è una ristrutturazione, questa era una falegnameria, Carolina Preporti, e cambio d'uso, ne ha fatto due appartamenti. E questo com'era, e poi abbiamo iniziato a fare isolamento del tetto,
quindi abbiamo messo dei travi incrociati, abbiamo fatto uno spessore di 6 cm, è stato messo delle assi per la ventilazione, i morali. Il materiale è quello che è stato gettato sul tetto? Questo è canapa e calce. Canapa e calce in rapporto peso 1 a 1, quindi 100 kg di canapa, 100 kg di calce, abbiamo una massa di 200 kg per metro cubo. Quindi siamo andati a isolare il tetto, abbiamo fatto le ventilazioni, questo è il tetto finito, questo poi siamo passati al sottofondo, quindi rasa impianti, di solito si mette polistirolo, sabbia, cementi, di tutto, di più. Questo è fatto 11 cm di isolamento, e poi sopra è stato posato il materassino e quindi il riscaldamento a pavimento e poi il massetto. Qua passiamo al cappotto, che è fatto un cappotto di 17 cm, 15 di canapa e calce e 2 di intonaco di sabbia e calce senza cemento, che è importantissimo, perché cemento trattiene l'umidità e ne favorisce appunto le muffe e le criticità. Quindi abbiamo fatto questo cappotto, ecco, vediamo, giro un po' velocemente, se no qui poi è stato fatto appunto, abbiamo la calce e la rete affogata e poi un altro strato di calce, quindi 2 cm, 2 cm e mezzo, e questo è il cappotto già col tonacchino finito, ho usato un tonacchino grigio, giusto lì. Questo è il risultato del cappotto. Poi, inoltre, abbiamo fatto le tramezze interne, le abbiamo isolate col stesso materiale che aveva isolato il tetto. Era il materiale avanzato un anno prima per isolare il tetto, aveva avanzato qualche big bag, e allora volevo fare queste tramezze isolate con della lana di roccia. Come c'era il canapulo, perché poi se noi lasciamo già premiscelato, chiuso il sacco, questo materiale funziona, rimane utilizzabile anche per un anno, quindi non si deteriora. Quando abbiamo finito di fare la casa, a noi non avanza niente, non c'è un materiale risulta, perché tutto viene riutilizzato, quindi viene scoffato su, viene rimesso nel sacco, si utilizzerà tra qualche mese, ecco. Quindi è molto importante, anche perché non ci c'è proprio materiale risulta, tutto viene riutilizzato. Queste sono le tramezze interne, appunto, perché poi è anche un ottimo isolante acustico. L'isolamento acustico è attivazione acustica, quindi riverbero, quando sentiamo questo, la canapa assorbe, essendo molto porosa, assorbe. E poi ho fatto gli intonaci. Intonaci in calce e canapa all'interno, 2 cm, praticamente l'abbiamo messa da tutte le parti. Eccola qua. Quindi questa ristrutturazione. Posso far vedere un'altra ristrutturazione. Questo anche è un'ottima ristrutturazione. Qua abbiamo una casa colonica a Negrisia, di un architetto di Oderzo. Questo si presentava prima del restauro, vediamo la fattezza, bellissima. Qui abbiamo iniziato appunto con il tetto, 20 cm di spessore, molto semplice, molto pratico, i muratori sono molto contenti di usarlo, perché poi, non so se i sacchi, adesso quello che teniamo i magazzinieri, troviamo già di preparati, di sacchi preparati, di sacchi, buttarli lì, dentro c'è di tutto. Nel cemento c'è praticamente, ci sono di tutto, fanghi, ci mettono l'eterni, ci mettono il cromo già valente 6, che è pericolosissimo, ci mettono tutto quello che c'è di peggio lo mettono nel cemento. E poi rimane all'aria, perché poi c'è la sindrome dell'edificio malato, che ultimamente in qualche anno è uscito, che noi entriamo in una casa e siamo già malati, perché con tutto quello che è stato costruito, cioè queste sostanze volano, ce le respiriamo, e poi sappiamo come va a finire. Quindi qua mi ha fatto il tetto, questo signore è l'architetto, Lorenzon, che ha voluto mettere le mani. Poi mi ha fatto all'interno un cappotto in calce e canapa di 15 cm,
vediamo che si è decaniciato da 4 cm come cassa di contenimento, quindi messo questo pannello in caniciato, perché l'architetto è innamorato anche del caniciato come materiale, che poi è stato usato moltissimi anni, chi ha qualche anno, chi ha avanti con l'età sa benissimo come veniva usato, perché è un isolante anche il caniciato. Vediamo lo spessore, questo è caniciato, vediamo il pannello incaniciato, non ho la finitura, è stato finito con la terra cruda, ottimo materiale anche questo, molto, molto bello, qua con le anatrine. Poi siamo andati con il sottofondo, sia del solaio e sia della platea al piano terra. Qua in questo caso è stato usato il riscaldamento a parete, perché una volta che se noi abbiamo un buon isolamento del rivolto e quindi con materiali a canapa che gestisce, come dicevo, l'umidità, sia e quando in qualsiasi caso, sia che sia più bassa o più alta all'esterno, la canapa gestisce l'umidità e la porta al 60-65%. Questo vuol dire che noi d'inverno con 17 gradi staremo in corpetto. Saremo in corpetto perché? Perché l'umidità è adatta come il nostro corpo la migliore percentuale di umidità. E questa è già finita. Poi per farvi vedere questa, ci sono molti studi fatti sulla canapa, la diverse università, politecnici, e tutti dicono, anche quest'ultimo studio fatto in Inghilterra, che dice che 6 cm di gas e canapa interrompe la curva del calore, quindi il calore non entra. Questi qua sono studi, dice, ma sono tutte carte scritte. E noi abbiamo provato, tra i preporti, abbiamo costruito una casa mobile, con uno spessore di totale 10 cm, il quale si è stato fatto un sandwich con due pannelli di magnesite, che sono ossido di magnesio, cloruro di magnesio, che è legante alla murella senese. È un materiale eccezionale, è magnesio che poi si prende anche perché fa molto bene, e molto traspirante, quindi bioedilizia. Quindi questo qua è il fondo, diciamo, il carrello. Queste case qua mobili sono molto utilizzate nelle nostre parti dei campeggi, perché avendo le ruote è un escamotage per non pagare l'IMU, e quindi sono molto molto utilizzate. Quindi abbiamo messo dei pannelli in magnesite, spessore 12 mm, si è cominciato a costruire con morali da 8 cm di spessore, capriate, filanti vari. Ecco, qui abbiamo posato le lastre, riempito e vediamo la canapa qua, che poi l'ultimo pezzo va pressato, va spinto su e resta com'è, poi va chiuso anche me. Come si può vedere qua, questo è la pavimentazione, quindi abbiamo fatto 8 cm per tutto l'involucro, quindi tetto, pareti e il pavimento. Abbiamo messo del legno laminato, costruito all'interno, questo qua è il tetto appunto, ventilato, qui abbiamo, qui siamo già il giorno della presentazione, è stata venuta il municipio, col sindaco, quindi è stata trasportata, non si può vedere. Questa casa, seconda estate che fa, la seconda estate che fa, quest'estate non è stato particolarmente caldo, però l'anno scorso abbiamo notato, è posizionata al sole, che non ha bisogno di aria condizionata. Noi abbiamo 8 cm di gas e canapa, non è necessaria. Ad esempio questa cabina è sempre fatta con lo stesso sistema, e uno dice, è una cabina normale, sì, è normale, sì, solo che se questa viene posta al sole, tu entri, diciamo, 40 gradi all'esterno, all'interno hai un 25-27 gradi e si sta molto bene, si può anche fare il sonnellino. Quello che non succede con le cabine di spiaggia che troviamo normalmente, che entri, appoggi e scappi.
Qui abbiamo previsto anche un bel lettino perché si può fare anche la siesta tranquillamente. D'inverno, come potete vedere, questo qua abbiamo fatto, è un standard, questo qua è il top, proprio come qualità dei materiali, anche di pittura. Quest'inverno l'abbiamo monitorata con i sensori e abbiamo visto che ho portato moltissima gente perché faceva molto effetto vedere 8 cm, 10 cm di spessore. Tu all'esterno avevamo 93 gradi piovendo, all'interno 60 gradi, scusa, 90% di umidità, all'interno 60% di umidità e si stava, come dicevo, il corpetto. Dopo mezz'ora che si parlava, si chiacchierava, chiedevo come si stava dentro, dicevano ma si sta benissimo e faceva molto effetto. E quindi questo studio l'abbiamo prodotto noi. Abbiamo voluto fare. Dopo 2 mesi e mezzo di riscaldamento per un totale di metri quadri, 35 metri quadri, dopo 2 mesi e mezzo di riscaldamento a pompa di calore, che in più riscaldava anche l'acqua sanitaria, abbiamo speso di riscaldamento 15 euro con 8 cm. Noi facciamo le case minimo 25-30, quindi possiamo ben capire cosa fa. Che performance ha questo materiale. E anche quest'estate venivano anche spesso in campeggio, perché non è in affittata ma in esposizione. Adesso l'ha acquistata in campeggio, quest'estate è rimasta in esposizione perché intelligentemente campeggio, perché ha un costo questa qua rispetto ai caravan di plastica o simili, costa quasi il doppio. Cosa hanno fatto? L'hanno tenuto in esposizione la mattina e la sera con le porte aperte, la porta aperta che la porta, come vediamo, fa 1,80 m x 2,20 m, la porta aperta e tu entri e stai già meglio. Quando ti addentri nelle stanze senti fresco. E anche i ragazzi che dormono, lavorano e dormono in queste case mobili dicono ma come fate voi a fare? Noi non facciamo niente, diciamo, è la canapa che fa. Bene, questo qua è più. Ecco, adesso è situata in campeggio, questo qua è il campeggio Cassario, che si può anche visitare eventualmente. Chi volesse visitarlo sono disponibile a... Ho capito bene, campeggio? Cassario. Prego? Cassario. Campeggio Cassario. A Cassario, in spiaggia, Cavallino, 3 porti, sì. Nel paese di Cassario. Una nuova costruzione, poi ho portato 2 costruzioni qua nuove, questo per far vedere la versatilità della canapa, si può costruire con strutture, questa qua si chiama steel frame, è un acciaio, è una struttura americana, ha dei costi bassi e ci piace. Qua abbiamo fatto il isolamento del tetto, come possiamo vedere qua c'è la canapa, ha lasciato la ventilazione, ha fatto 20 cm di spessore, poi è stato posto queste lastre di magnesite all'interno, quindi sono stati fatti poi gli impianti negativo dall'esterno, poi siamo andati a spruzzare per lo spessore dei montanti 14 cm e poi è stato posato un biomattone. È stato fatto il sottofondo e questo è un caso di nuova costruzione. Poi brevissimamente vi faccio vedere una nuova costruzione, comunque è sempre una costruzione però in legno a Colle Umberto, vediamo. Abbiamo fatto l'isolamento del tetto e adesso si sta procedendo con il tamponamento delle pareti. Poi sarà fatto anche il sottofondo dei solai e eccola qua, eccola qua. Poi brevemente, e l'ultimo, vi faccio vedere questo bagno. Questo è un bagno, è il mio bagno.
è il mio bagno. Allora, questo, io vivo in una casa del 1917, era una palazzina Amalfi, sempre in Cavalier Treporti, una casa della guerra, ha fatto la prima e la seconda guerra mondiale, come ospitava il comando italiano militare nella zona di Fortini. Sei anni fa abbiamo deciso di fare il bagno nuovo e abbiamo tolto anche gli intonaci del 1917, perché sono vecchi e buttare via, se c'è cosa nuova, io non sapevo ancora, mettevo giù il polistro la mattina. E abbiamo messo giù degli intonaci moderni, insomma, attuali. Dopo qualche mese avevamo già la muffa, perché c'è il cemento. Invece gli intonaci originali erano costituiti da sabbia e calce, quindi permeabili al vapore. Non c'era un isolamento termico, però la casa funzionava, la casa traspirava, mattone e calce. Questa è una condensa da doccia, poi vediamo qua le finestre sono ancora originali, quindi aveva un isolamento fantastico, però i vetri senza camera, ancora quelli originali. Questo da doccia e questo invece è quello che avevamo noi in casa per tutto l'inverno, la condensa è andata a calci lì. Dopo aver fatto i lavori. E le tende, come si vede, erano sempre messe sulla maniglia perché sennò si bagnavano. Questo è mattina, mezzogiorno e sera. Ora, questo è, come dicevo, dopo, qualche mese, dopo qualche 7-8 mesi, si dipingeva e tornava fuori sempre sta muffa. Questo, siccome i soffitti sono alti, ho fatto un fondo soffitto per mettere giù valigie e ho messo, come si vede, il cartongesso, ho fatto le pareti, togliendo il cartongesso era pieno di muffa, come si può vedere. Questa è la struttura, io lavorando a Venezia non ho mai visto neanche Venezia, non vale bene, proprio perché la condensa non usciva. Come si può vedere, togliendo il cartongesso, guardate cosa c'era. E questo fa malissimo. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto via tutto l'intonaco, ho tolto parte delle piastrelle 80 cm che proseguivano fino a questa altezza qua e poi ho cominciato a fare il controsoffitto, quindi ho fatto un cappotto, ho tirato giù l'altezza 2,80 m, ho fatto un cappotto lasciato grezzo dalla parte esterna, ho messo giù una lastra di magnesite, poi mi sono andato a complicare un po', isolato il soffitto con 3 cm di calce e canapa, riutilizzata. E qua abbiamo i mattoni che per esigenze, che abbiamo fatto uno spettacolo, per esigenze di scenografia, abbiamo spaccato questi mattoni. Li guardo a casa, li ho spaccati, ho aggiunto della canapa, perché qua era la mescola di calce e canapa, era 2-1 in calce, quindi il doppio di calce, ho aggiunto della canapa per portarlo alla stessa peso. Ho aggiunto l'acqua, ho mescolato e quello che ho fatto qua è questo qua. Bene, poi ho fatto una lavorazione antica che si chiama a riccio, come si costruiva una volta con la. Ho riempito appunto, ho messo una rete in fibra di vetro e posso andare a riempire in canapa. Perché? Perché la canapa. Appunto gestisce l'umidità, quindi più ce n'è e più comfort abbiamo, perché appunto lavora così. Poi ho fatto un rizzappo di tutto e poi sono andato a fare l'intonaco. Ecco, volevo farvi vedere proprio questo è il mio materiale risulta di tutte le lavorazioni, cioè niente. E il bello è che quello che ho alzato settembre l'anno scorso, quest'anno ho finito la camera, perché come ha funzionato in doccia, in bagno, ho fatto anche la camera, perché avevo lo stesso problema che adesso vedremo. Questo è il materiale risulta, nulla, che poi sono andato a buttarlo sul giardino, perché appunto non mi inquina e non mi fa nulla. Questo invece è metà del materiale che ho tolto per fare il controsoffitto. Ecco qua. E qui l'ho lasciato grezzo com'è, come si può vedere, si vede maluccio, però io l'ho lasciato grezzo col suo colore naturale. Poi vedete cosa serve tutta questa roba, adesso ve lo dico. Bene,
poi qua si hanno delle luci a LED e sopra un affresco. La mia compagna che fa la restauratrice, adesso vediamo se mi fa l'affresco. Siamo in fase d'opera. Questa è la camera. La stessa cosa, ho fatto i restauri quell'anno lì e ho tolto l'intonaco e ho messo giù cartongesso. E il cartongesso mi ha fatto questo problema, da non avere mai muffa, quando si vede, ma se potessimo vedere bene, è tutto macchiato di muffa. Ho tolto tutto, lasciato grezzo, ho tolto l'intonaco, ho tolto e sono andato lì a fare l'intonaci. Abbiamo, ho chiuso una finestra, ho fatto un capottino e poi ho messo giù l'intonaco. Piano. E questa adesso è la camera com'è. È tutta un'altra cosa. Prima sentivo un'aria molto, molto umida, molto la muffa, adesso sento un'aria fresca perché la calce è attiva, quindi la calce si disinfetta gli ambienti continuamente. Quindi abbiamo, non sarà una più muffa, e un ottimo comfort perché poi fa bene anche naturalmente. Finito. Abbiamo cercato dei luoghi che presentavano problematiche molto estreme, proprio per vedere proprio anche in questi casi come agiva, e con nostra grandissima sorpresa, dopo 2 anni erotti, gli intonaci sono ancora su. Cioè il sale fuoriesce, perché quando asciuga lo vedi in superficie, è bianco, quindi lo vedi, ma l'intonaco tiene, perché la canapa, evidentemente, questi alveoli che si formano all'interno, lasciano passare il sale, ma sono più grossi, diciamo così, lo dico in termini così, anch'io semplici, però sono più grossi rispetto ai cristalli del sale, quindi il sale riesce a passare senza spaccare.
Questa è una cosa rivoluzionaria in una città come Venezia. Io stessa sono rimasta molto colpita, per cui da qui si può capire, diciamo, la potenzialità di questo materiale. Se in una città come Venezia, con queste problematiche, l'intonaco sta su, beh, insomma, in qualsiasi altra situazione normale, dura in eterno, no? Io ho restaurato affreschi, insomma, appunto, abbastanza datati, si parla di affreschi del 1300, 1400, già solo per il fatto che c'è dentro la calce, anche se unita alla sabbia, sono ancora su. Quindi, come diceva prima Gianfranco, la calce la sua azione la fa, la canapa gli dà qualcosa in più che finora non, nessun altro materiale, nessun altro inerte, chiamiamolo così, è un inerte alla fine, nessun altro inerte aveva dato. L'ultima ricerca e sviluppo la stiamo facendo in un palazzo molto importante di Venezia. Non posso ancora dire che palazzo è, perché appunto c'è la sovrintendenza che sta sì, anche lei monitorizzando questa, insomma, questa ricerca, però devo dire che stiamo ottenendo dei risultati veramente incredibili, perché in questo palazzo all'interno, nella parete che dà verso, diciamo, sul canale, quindi la facciata più esterna, è stato fatto un sottofondo appunto con calce e canapa. E sopra è stato dato una malta fatta sempre da calce e polvere di marmo, e adesso è lì e stiamo attendendo i tempi giusti per procedere, e successivamente sopra verranno fatti o dei marmorini o dei dipinti. Quindi, se tutto andrà come deve, sarà la prima vera sperimentazione, e soprattutto saranno i primi dipinti o marmorini fatti sulla base di calce e canapa. E questo ovviamente, se tutto andrà come deve, comunque abbiamo già ottenuto dei risultati ottimi, perché è lì e non ha fatto una piega, avremo anche poi il benestare della sovrintendenza, e quindi potremo andare avanti con questa cosa. E sicuramente per una città come Venezia, che va preservata, perché si rischia veramente di perdere molto, è qualcosa di importantissimo e rivoluzionario, e quindi, insomma, siamo tutti molto soddisfatti e, insomma, speriamo che questa cosa abbia esito. Tra i presupposti ci sono tutti, visti anche i primi risultati che ci sono stati. Bravo. Mi occupo di abbigliamento e è da un anno e mezzo che sto lavorando su tessuti che usano anche la canapa, e sicuramente è una fibra che può dare molto anche nel settore dell'abbigliamento. E lo facevamo molti anni fa, non si è più fatto per l'arrivo del nylon e di altre fibre sintetiche. E oggi come oggi però il mercato è un po' cambiato, nel senso che in Germania, in Giappone, in altri paesi del mondo che sono un po' più sensibili, c'è questa richiesta, ci sono molte case di moda che, tra cui anche Armani, nel 2003 ha iniziato, diciamo, voleva appunto riavviare la filiera tessile in Italia, però ci sono un po' di problemini in più a livello di lavorazione, di estrazione della fibra, che è praticamente quella che sta dentro al canapulo che serve per fare i mattoni e che poi viene lavorata praticamente su delle macchine di stigliatura uguali a quelle del lino.
c'è un problema perché la pianta appunto quando cresce diventa molto alta, servono delle macchine per tagliarla, per raccoglierla in determinate misure, e quindi dovremmo essere bravi a chiedere appunto a questi fondi europei di farci dare appunto dei soldi anche per costruire queste macchine da campo che raccolgano e tagliano la canapa che poi serve per essere trasformata nelle stigliature del lino. E, diciamo che il problema è che appunto bisogna accorciare i costi di questa lavorazione perché poi ci sia la richiesta del mercato che ha bisogno di questa fibra, però magari non è disposto a spendere gli stessi soldi per magari il lino. Attualmente la canapa che c'è in Italia la compriamo dalla Francia o dalla Cina, e secondo me appunto se si vuole riprendere questa cultura della canapa bisogna impegnarsi per far sì anche che noi riprendiamo a produrre fibra di canapa. E, niente, ho portato un po' di cose che ho fatto io, che hanno avuto un ottimo successo, le abbiamo vendute anche su un negozio qui a San Donato, abbastanza importante, le abbiamo vendute anche dei bei prezzi, nel senso che sono camicie insomma che vanno dai 150 ai 170 euro al pubblico, poi ci sono dei prodotti anche diciamo più commerciali, la canapa si lavora bene anche mista con il cotone e niente, quindi vi ho portato un po' di cose da farvi vedere che sono qua esposte. E, cos'altro? La caratteristica della, cioè averla addosso. Sì, è allora, diverso che avere un indumento tradizionale. Diciamo che è molto molto simile al lino come fibra. Non so se avete mai avuto un maglione di lino. È molto molto simile. Quando usata mista con il cotone, diciamo che ha una proprietà morbida come il cotone, gli dà struttura, gli dà traspirabilità, perché appunto lo stesso discorso che c'è per la bioedilizia lo fa anche sui capi di abbigliamento, nel senso che d'estate è una fibra fresca ed inverno è una fibra più calda. E quindi sicuramente ha delle ottime qualità, ripeto, paragonabili a quelle del lino, anche se magari qualcuno può dire che il lino è una fibra un po' più nobile, in realtà la canapa, un sacco di aziende di altissimo livello usano la canapa e la vendono per fare un prodotto di alta gamma. Se avete domande poi io sono qua per rispondere. Non hai detto, scusa, dove sei? Io ho un negozio, un laboratorio a Milano, in provincia di Venezia. Volevo dare un contributo, che ho sentito che la canapa la puoi lavare molte più volte, ha un'usura molto più lenta, viene a più... Si rigenera. Sì, praticamente se un cotone si sfibra in meno, un breve tempo, è il doppio del tempo, certo, lo mette la canapa. Sì, 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 una delle qualità sicuramente della fibra di canapa è che è molto resistente, è una fibra molto resistente e quindi ti durano... Una t-shirt di cotone ti dura quello che ti dura, una t-shirt di canapa ti dura anni, insomma, sicuramente. Ma quella canapa storia, perché le nostre mamme, i nostri nonni, certo, i nostri militari avevano tutte cose di canapa, che le lenzuola, la tatina, qui la canapa non è. È una cosa tradizionale, vecchia, abbandonata. Chi ce l'ha fatta abbandonare non lo so chi sia stato, per qua io sono il manager, punto di domanda. Adesso dobbiamo partire, perché partiamo? È semplice, perché fino a qua ti hanno tenuto nascosto e la politica ci tiene, non devi crescere, devi stare sempre sotto questo tipo. Adesso cosa succede? Lo dobbiamo importare da e da lì, quindi ci sono svegliati, se la fanno pagare, costano tutti una volta, perché anche allora tutto il nuovo diritto è aumentato. Quindi hanno detto, ragazzi, svegliatevi,
cominciato a dire qua, purtroppo noi i grandi manager prendiamo poco, cerchiamo di far produrre i nostri, non so se sbaglio come concetto, sì, ma sì, questo sì. È il concetto che... Però in effetti cosa ci resta a noi piccoli che produciamo? Noi produciamo però a 180 euro, 160, la maglietta la lasciamo portare agli altri. A noi la lasciamo portare agli altri. Cosa ci resta a noi? Certo. Questo è il problema, ragazzi. Certo. Noi, io personalmente, sono andato mai a diverse riunioni della Cana, che hanno già una certa idea. È fattibile, attuabile e anche non tanto redditizia, quanto, ha detto prima, noi abbiamo bisogno di produrla, lavorarla, perché altrimenti neanche mettersi a produrla. Niente, se dobbiamo andarlo a dove per pilotare 15 euro, non possiamo, perché il trasporto, sappiamo tutta questa prassi. Quindi dobbiamo vedere a livello pratico. Perché l'altra sera sono andato in un'altra riunione, perché in agricoltura si ricordate che dobbiamo cambiare cultura, ma tutte le culture, non ce n'è una che sta in piedi, né l'agricoltura, né la zootecnia, né mai e tutte ortaggi, più niente da fare. Dobbiamo rientrare in altre. Purtroppo l'unica sarà la canapa. E l'altra sera forse ho sentito un'altra riunione, sono andato, l'ho sentito, delle canne di bambù. Ma guarda caso che quella c'è da fuori, quella più porcheria che possa essere. Però, ho sentito dire, dentro un orecchio fuori dall'altra, parlo di 80.000 euro per ettaro nel giro di 5 anni, dipende da se ne chiamano di più o meno. Oggi siamo qua in un la testa, non so se hai un'idea, mi sono fatto la testa quel cane bambù, però oh, ragazzi, qua purtroppo. Però la canapa può essere applicata anche nel ramo alimentare, olio di canapa, farina, pane, io sto curandomi la mia salute con l'olio di canapa. Ho fatto venire su dal l'olio per attaccare la casa del Marocco. Dal Marocco io ho fatto venire su una cosa che costa 60 euro al litro. Non si potrebbe portarla fuori, però tramite è arrivata. L'ho presa. È un litro. Che cosa? Ragazzi, guarda. Ma olio di cosa? No. Ah, non stavo a mandarmi a chiedere il nome che non lo vedo. Comunque tra i sedi perché io sto preparando, guarda che di nuovo. Il tuo metà che ho. Va bene? Dopo che prendo questo per mani in anno. Certe persone che sono su questo, ma come, ma che, ma come? Comunque, lasciamo fare questo discorso, perché noi siamo bravi, però abbiamo della gente che ci sta superando, però non possono, perché noi siamo italiani, ma non anni sono italiani, di quelli di qua che produce, che si qua che, e mi ammiro, però mi mangia sangue. Non abbiamo tutto l'alto che ne mangia sangue. Oh, e prima o poi arriva, perché il discorso del canapa di lei che in altri paesi tiene sempre poverini e il capitalismo andava avanti, adesso serve anche i poletti e cominciamo a aumentare i calori, cioè un po' era tutto accostato, io che avrei potuto qua che si è prodotto una volta a canapa qua e adesso sta abbandonata e deve tornare a portare perché deve tornare a portare qui è come il latte in tutti i paesi adesso comincia a costare 40 centesimi. Però perché costa 40 centesimi? Perché lui mi manda qui qua il latte, noi abbiamo bisogno del latte, però non gli venga massa, abbiamo bisogno del latte per lavorarlo e trasformarlo. E mi manda qua il prodotto finito. Noi la politica non ha di mezzo che mi rovina. Per noi sono di quei guardi qua, che ben volontà di fare. Però quando chi mi vede che fenti di così, TOM! Scusate, insomma qua la discorso perché no. Io non ero. Io non ero così. Ma due anni a questa parte, dopo questo po', mi sono diventato cattivo ma nel senso buono. Perché non accetto qui, siamo tutti compromessi uni gli altri. Avevo paura di dire questo perché sennò via via caccia. Basta. Comunque, questa riunione, queste cose, quelle sono cose da portare avanti. Dobbiamo cambiare cultura e ci sono due, o qui o qui altri. Altre alternative sono in
Italia siamo pronti per dare proprio so cos'è. Scusatemi. Allora, grazie, faccio un portato tanto perché non è il mio. Grazie, vabbè, grazie. Allora. Il scopo della serata è quello di promuovere la canapa perché secondo noi ha un'ripercussione sul tipo di bioedilizia, sul mercato futuro, sull'artigianato e su, in ambito turistico, nelle reti dei pescatori, nelle tele dei bragotti, nei tendati, insomma ci sono 1000 usi, 50.000 usi della canapa. Io ho conosciuto anni fa un signore anziano di Sassonese di Caule che mi ha spiegato lui della canapa, che una volta ogni paese aveva il suo canapaio e la gente si faceva, sì, il vino dei poveri, sì, chiamavano una volta, no? Ci facevano tutti dei sacchi, lo usavano per gli animali per fargli venire appetito, in maniera che fossero più forti e producessero di più, aveva un sacco di benefici. Ne abbiamo elencati alcuni che entrerebbero nella nostra filiera. Allora, ad oggi, per coltivare canapa e chi coltiva canapa non è vantaggioso farlo, non da soli, nel senso. E chi va e vuole sperimentare, come hanno fatto anche dei ragazzi che ci sono qua, è facile anche sbagliare, non, anche per una questione della stagionalità, eccetera. Quello che noi vorremmo arrivare alla fine abbiamo due incontri, uno a Caposile e uno verso Concordia, è di arrivare ad avere un po' di persone, un po' di piccoli agricoltori che si mettano insieme a fare un'associazione di tipo proprio promozionale, registrarla costa 180 euro, se foste in 30 spendereste 4 euro a testa, voglio dire non è un investimento impegnativo. Con questa associazione però potreste andare a contrattare attualmente, per chi compra il seme lo deve fare la sua canapa, che è l'unico ad oggi che può vendere il seme. I tipi di canapa che si possono comprare sono Futura 75, se uno cerca di fare il seme da alimentare, che dopo c'è tutto il mercato dell'olio, delle farine, che sono prodotti che stanno andando anche molto di moda, oltre che essere buoni per la salute. E c'è una tendenza del mercato futuro, che è quella verso, diciamo, i vegetariani, comunque quelli che cercano di mangiare in maniera più salutare. Per cui dalla nostra filiera dovrebbe venire fuori tutto questo. Ad oggi chi vuole coltivare canapa deve intanto prendere il seme esclusivamente dalla sua canapa, poi deve fare la denuncia dei carabinieri, perché essendoci in Italia una legge contro gli stupefacenti e non c'è stata ancora fatta la distinzione tra la canapa, cioè c'è la distinzione, però bisogna fare comunque la denuncia. Perché possiamo subire dei controlli, un'associazione potrebbe garantire che tante cose, tante scartoffie vengano fatte una per tutti e soprattutto avere uno scambio continuo. Altra cosa, mettendoci insieme da subito, vorrebbe dire programmare la semina e anche il raccolto. Se da questa, adesso in Italia il mercato della canapa da fibra è scarso, perché conferire la canapa da fibra in questo momento, visto gli impianti scarsi che abbiamo, facciamo un prodotto che non è buono, non è competitivo. Infatti chi produce la bioedilizia, che sarà il futuro, un volano per la nostra riconversione anche della bioedilizia, delle case passive, della non produzione di energia, l'autosufficienza energetica, su tutte cose che più avanti si va, quando avranno finito di trivellare tutto il mare e avranno distrutto tutto quanto, non avremo altre risorse, per cui il futuro va in quella direzione. Avere un prodotto di qualità adesso, come adesso in Italia, non è possibile, perché manca un impianto fatto come quello che c'è in Francia, quello che c'è in Canada, quello che c'è in Giappone, quello che c'è in Cina. Noi vorremmo fare il discorso del distretto per andare a contrattare e a programmare con un programma anche di studio e cercare un'innovazione per essere avanti con i tempi e soprattutto metterci in un'ottica di uno sviluppo di un settore anche nel futuro. Cioè, a noi non interessa, cioè interessa che voi proviate a sperimentare, però se da questa filiera, da questo accorpamento ne trarrete dei benefici e ne trarranno dei benefici i vostri figli, penso che è molto allettante per una persona mettersi e dire ci provo. Allora, noi non chiediamo nessun tipo di impegno che non sia quello che voi avete voglia di mettere. Noi dovremmo fare una cernita di quante persone, quanti ettari hanno, per provare a capire quanti siamo
e se insieme riusciamo a fare una pianificazione. I dati ci sono tutti. Sì. C'è un'esperienza non molto felice di distretti che vanno tra le due regioni, ma questo è possibile allargarla un pellino fuori regione e arrivare anche nel Pordenonese? Noi pensiamo, allora, noi abbiamo avuto un'esperienza di briefing, cioè siamo stati a una manifestazione a Roma dove abbiamo incontrato gente da tutta Italia. Allora la canapa la stanno trattando in Umbria e il 19 dell'11 è appena stato fatto un deposito di iniziativa regionale, una legge regionale per consentirne, per superare i problemi che ad oggi ci sono, cioè quelli per esempio di dover comprare il seme solo da su canapa e dover fare tutte quelle pratiche che oggi sono dovute. Per cui c'è un'associazione in Puglia, un'associazione in Sicilia, una in Basilicata, una in Molise, una in Piemonte, una in Lombardia, una in Toscana, verso Padova si stanno organizzando. Abbiamo un altro gruppo che sta cercando di portarlo verso Rovigotto. Il discorso non è che se lo facciamo qua non viene fatto da un'altra parte. Questo è un progetto che deve gestire e la filiera dovrebbe coprire, visto che la nostra ottica è a chilometro zero, non abbandoniamo, nel caso facciamo questa cosa non è che abbandoniamo a se stesso, sviluppiamo tutta una serie di altre attività che sono appunto la bioedilizia, l'artigianato, il turismo, perché io sono di Caorle, a me andrebbe benissimo che un ipotetico turista venisse e andasse a fare un giro ai Casoni e vedesse la lavorazione delle battee con le vele o dei bravotti in canapa e da là si può incominciare a fare anche laboratori di vario genere, per cui le mille ripercussioni economiche sul territorio non sono soltanto fine a se stesse, c'è soltanto da capire se siamo in grado di mettere insieme i piccoli, perché dicevo anche prima ai signori, nel momento in cui un grosso latifondista, una persona che ha 1500 ettari e vede il business, la possibilità di fare un lavoro, noi abbiamo pensato. Attualmente non è di interesse per il grande proprietario terriero, perché si fa sempre centrale biomassa, il semina mais, butta quello che fa i soldi. Per cui questo è rivolto ai piccoli, perché siccome vuole forza lavoro e nella filiera si sviluppa lavoro, chi ha la grande proprietà non ha interesse a sviluppare il lavoro, interessa a fare due rami con meno sforzo possibile, proprio questa cosa è il nostro vantaggio, cioè il piccolo agricoltore. Esatto, questo fa tutto mese, vai a Menavia, c'è tutta la procedura, però siamo andati già a 7 milioni di euro della sua canna, allora, e saremo tutti della prassi come che è, e di fatti stati messi come che è, dove gli stessi, diciamo io tu della fabbrica, non stai neanche a metterle a fare questo lavoro, perché non mi conviene, il discorso è esatto, se riuscire a fare la va bene, altrimenti neanche sognarsela, siamo in grado di dare tutte però non è un reddito tanto come lei sì, ma non è proprio ai massimi, allora quando si promette sarà il futuro, però in effetti un etero del mistero posso dire una cosa, fatto a un certo punto cosa ne resta, ti se ne ora Pugna, se no ragazzi è meglio che stiamo sentati senza niente, che quando non abbiamo niente qualcuno pensa e ne voglio stare oggi comunque perché sennò potrebbe anche pregarmi a capire come si qua si è arrivati proprio alla distruzione totale e prendere anche i contributi e che poi dopo non abbiamo una sicurezza dall'alto, siamo in chiamme me però prima, perché qua le potenti che ne vanno a rovina, perché nella povertà trionfava la ricchezza, ce ne sono grato. Ma nel bene, cioè, adesso è arrivata la povertà, ricchezza e benessere. No, povertà, ricchezza e benessere. E qua più o meno tu anni mi sento benessere, perché casi davvero tutti, insomma, qua è un cappetto, che cosa, insomma, tu anni sento, qua vengo tutto. Sto qua, intriga questo al potente e vuoi farmi sparire, e mi fa sparire, perché a queste condizioni qua non può più andare avanti, perché anche in sera nel riunione, che sera, ma qua io ti devo metterne, insomma, in palco ti dai tutto, metti giù tutto. E
sviluppare tanti settori che non riguardano direttamente l'agricoltura, per cui non siamo qui a vendere sogno o fumo, perché se voi andate a vedere, noi abbiamo fatto un controllo dei conti economici. Per quanto riguarda la canapa da seme, sono a rialzo rispetto alla realtà, perché c'è un signore qua che ha seguito le colture, le rese per etero sono inferiori, anche perché non avendo la trebbia esattamente tarata si perde tanto, per cui se cadono i semi voi non recuperate tutto. Poi la fibra, non essendo lavorata in un impianto buono, non è adatta a alcune lavorazioni più fine, che sono quelle dell'abbigliamento o quella della rifinitura. Noi invece vorremmo dire ad oggi guadagnate questo, vediamo i conti per ettaro tarati secondo quello che è il nostro ribasso, che è di buon senso. Non dovreste perderci, almeno che non arriva una grandinata o altri problemi che un'associazione potrebbe risolvere. Prima parlavo di una programmazione della semina, cioè mettersi insieme vuol dire acquistare il seme a meno soldi, programmare con un terzista che andrà a tarare la trebbia in maniera che venga a fare la trebbiatura a cadenza, in maniera che riesca a coprire un certo territorio e abbia anche l'interesse ad investire, perché uno non fa la taratura del macchinario per lavorare un giorno. Se ha una serie di ettari, che non so, se gli garantiamo 100 ettari, questa persona è interessata a entrare e a sviluppare questa cosa, e ha anche un lavoro e un reddito. E ovviamente più lavoro a lui, meno paghiamo noi di costo fisso, e per cui viene ridistribuito un po' il costo. Stessa cosa per quanto riguarda il trasporto, più siamo, più facile contrattare un trasporto abbassando il costo. Allora questo sì, si può fare. Invece il discorso della filiera e del consorzio va a chiudere a 360 gradi tutta la possibilità di finanziamento, e con le misure del piano di sviluppo regionale riusciamo a coprire circa il 70% del costo dell'impianto, che avrà durata, si parla di 3 milioni di euro per un impianto che potesse fare sia bioedilizia che artigianato che seme eccetera. Stiamo parlando di una cosa abbastanza grossa, però non so se avete dimestichezza con gli impianti a biomassa. Un impianto a biomassa costa circa 1.500.000 euro e viene coperto dal finanziamento europeo per circa il 70-75%. Perché una volta che si fa contratto, tra quello che è l'incentivo che gli viene riconosciuto come produzione e i costi di tecnologia per l'impianto eccetera, questo più o meno è quello che viene coperto. Noi faremo la stessa cosa, però facendo un prodotto che non va a distruggere il terreno ma va a migliorarlo, e anche ci guadagniamo anche in qualità dell'aria, perché la canapa riesce a trattenere più anidride carbonica di quella che rilascia, per cui abbiamo il saldo positivo, e entriamo nel greening, che è una delle misure che viene finanziata. Facendo un consorzio entriamo nella cooperativa associazione, per cui prendiamo il 10% di più che non a fare una domanda da solo, e sviluppando tecnologia prendiamo un finanziamento anche da là. Insomma, abbiamo fatto una combinazione su 7 misure che sono esposte dalla PAC e dal piano di sviluppo regionale, un piano definito riesce a ottenere 5 di 7 misure. L'unica cosa è vedere quanti sono interessati, anche non chiediamo un impegno se non quello di dire vediamo la possibilità di vederlo, se vi interessa andiamo avanti, cioè né più né meno. Questa cosa sta per essere portata avanti anche, penso, da Codiretti, che alle ultime fiere anche di San Donà si è molto interessata ultimamente, sento parlare, c'è stato un servizio anche sul telegiornale recentemente, cioè questo è quello che sta... In tutta Italia sta emergendo questa esigenza, proprio perché in carenza di lavoro uno si ingegna a fare qualcosa che gli ha detto poco da fare. E questa è una maniera che secondo noi troviamo anche eticamente valida, per cui vi invitiamo alla fine della serata, adesso cercheremo di rispondere a tutte le domande che ci fate nel limite del possibile, insomma, e alla fine serata, se volete lasciare la vostra mail, il vostro numero di telefono, vi diciamo dove siamo a fare questa promozione, che abbiamo un paio di date, vi diamo tutto il materiale che abbiamo, così voi potete anche confrontarlo con quello che c'è in rete, con quello che dice Assocanapa,
con quello che potrebbe essere il nostro, la nostra idea nell'insieme. Dopo sta a voi decidere se vi interessa, faremo una riunione entro fine anno per capire quanti ci stanno, vediamo se, se abbiamo un numero sufficiente di ettari, possiamo già presentarci in Commissione Agricoltura, fare la nostra richiesta e se ce la finanziano andare avanti. Questo è cosa. Non abbiamo nessun altro interesse che non promuovere la redistribuzione in agricoltura, a noi questo sembra una maniera. Parlavo poco tempo fa con un signore che fa ortaggi, che mi diceva che non raccoglie più niente perché quello che gli pagano ai mercati a Treviso è talmente poco, 20-30 centesimi per il radicchio, che dopo lo troviamo in supermercato magari 2,50 euro e quel divario tra quello che dovrebbe prendere il contadino e quello che dovrebbe, che è quello che compra il consumatore, è enorme. Quei soldi là noi vorremmo, abbattendo la filiera, ridistribuirli in maniera che viene pagato meno e viene retribuito il più contadino, sia in questo settore canapa che neanche negli altri, insomma, questo è fatto. E poi abbiamo, stiamo riprendendo la serata perché c'è una ditta di filati qua in zona che è andata in crisi lavorativa, che sarebbe interessata a entrare, perché loro hanno circa 100 ettari. Adesso, prima di esporsi, preferiscono capire se il gioco vale la candela, insomma, e loro più una serie di altre persone, ci sono per esempio dei mobilieri dalle parti di Porto Gruaro che abbiamo contattato tramite degli amici, tramite la biomassa, e la, a dire la verità, loro danno gli scarti dei mobili all'inceneritore di Mazzotto, quello della, per quel motivo là li abbiamo conosciuti, perché eravamo in contrasto con questa maniera di sviluppo, di dare i soldi a chi brucia o distrugge. Allora abbiamo pensato che, siccome si è adatta benissimo la pasta, cellulosa, oltre ad essere adatta per fare la carta e altre cose, è adatta anche per fare dei mobili. Se voi andate a comprare un mobile all'IKEA, ci trovate dentro sui laminati che hanno dentro il macello di schifezze, perché hanno dentro tutta la roba a base di plastica, e sono cibe. No, hanno una molecola che si chiama la formaldeide, che è elegante, quello che è cancerogeno, è una molecola. Adesso speriamo che non faccia acquarella. Però voglio dire, si potrebbe dire, abbiamo delle ditte che sono in crisi, se potessero prendere il loro piccolo settore agganciandosi a questa filiera, potrebbero inventarsi, prendere un designer, un ragazzino giovane che viene fuori dall'accademia e dire: facciamo una linea esclusiva di mobili in canapa, però devono avere il materiale, perché senza, cioè, le idee sono tante. A me interessa la parte per esempio del cordame, delle vele, di quello, diciamo, del tradizionale per scopo turistico, ma ovviamente senza materiale qua non andiamo da nessuna parte. Per cui il primo passo per sviluppare tutte le altre è avere i contadini e gli agricoltori che conferiscono. Per farlo devono crederci, non vogliamo illuderli, però gli diciamo: secondo noi si può fare, una volta che avrete il nostro business plan, con sviluppato il progetto, se vi va entrate, se no non va bene lo stesso, continuate a coltivare mais, tutti i problemi che c'è. Visto che si parla che appunto la previa deve essere adattata, tarata per la raccolta della canna, visto che in Francia c'è questa produzione di canna, cioè loro avranno pure le macchine, nel senso che come fanno? Allora, ci sono dei macchinari, sono più evoluti di noi, però qua ad oggi abbiamo chiesto effettivamente una macchina, mi hanno detto, adesso io non sono un tecnico, però ho parlato con dei pezzisti che conosco, mi hanno detto che è una questione di taratura, però il problema grande è anche la dimensione della pianta, perché una pianta da canapa arriva a 2 metri, quant'è che arriva? 2,50. Ma penso che in Francia abbiano costruito delle macchine apposta, non tarate. E hanno anche degli impianti di trasformazione che garantiscono una qualità di canapa che ad oggi in Italia non c'è. Ma là andiamo a pescare noi, cioè nel nostro investimento andremo a prendere quello che è il meglio,
e cercheremo di prenderlo sì, da là. Forse andare perché... forse richiede preventivi per adattare una macchina dove mai dall'altra parte sono già arrivati. Ho chiesto preventivo a Socanap, che non so se avete visto che ai social network sta promuovendo questo nuovo macchinario che hanno appena preso, appena elaborato, e penso che abbiano, non so, ma penso che abbiano preso dei soldi per la progettazione, per sviluppare la cosa. E in realtà esistono al mondo, la canapa si adopera, la Peugeot ne vuole fare gli interni delle auto, la Boeing, quella che fa aerei, anche per una questione di leggerezza vorrebbe farne gli interni degli aerei, cioè stiamo parlando di un prodotto che nel futuro sostituirà di molto la plastica. Per cui sì, ci sono già. Ad oggi i preventivi che noi abbiamo avuto, li abbiamo avuto dalle ditte a cui ci siamo rivolti che ci hanno risposto, cioè Esso Canapa, che però, confrontandomi anche con altre persone, non abbiamo la certezza che sia il macchinario giusto per noi. E anche per quanto riguarda la macerazione, ci sono vari tipi di macerazione. L'unica cosa che noi abbiamo capito, e vi dico anche come, perché ci sono le elezioni del consorzio di bonifica qua a breve, guardando l'elenco e la distribuzione dei piccoli agricoltori, abbiamo visto che questa zona è fatta di tante piccole proprietà, per cui abbiamo pensato che mettendo su impianto ipoteticamente tra Ceggia e Sanstino potremmo servire alla Gera, diciamo da Meuro verso Roncale e tutta la zona del litorale fino a Cavallino, e arrivare ad avere il conferimento del materiale della campagna. Noi siamo a sul livello di progettazione, cioè più o meno i prezzi ci sanno, fare un impianto come l'ultimo che è stato fatto in Germania è costa intorno al 2.500.000 euro, e comprendono l'essiccatoio, la trebbiatrice, il macchinario di trasformazione, esclusa la parte di filati, che là i filati, essendo ad oggi adoperato un macchinario molto simile a quello del lino, non è compreso all'interno dell'impianto di trasformazione. Siamo andati anche più in là perché, siccome ci vorrà per macerare anche l'acqua, e quest'acqua una volta finito il ciclo della trasformazione avrà bisogno di essere depurata prima di essere buttata di nuovo in circolo, abbiamo pensato anche c'è un patto, il nostro amico di Cauria che è fissato con le camere stagne, con il recupero dell'acqua piovana, e sta ideando un percorso che gira intorno all'impianto per fare in maniera di, attraverso la fotodepurazione, una serie di passaggi, di rimettere, cioè di non danneggiare neanche l'ambiente. Cioè, questo impianto dovrebbe essere a impatto zero oltre che a chilometro zero. Noi la vediamo così, insomma, però vediamo come si svilupperà. E dopo, per il preventivo perfetto, aspettiamo che lei finisca i corsi a Bruxelles per accedere ai finanziamenti europei e di avere un'associazione che possa essere come si dice, accettata in audizione, dopodiché ci muoveremo a Codiretti per avere una consultazione per quanto riguarda il consorzio. E qui faccio intervenire Federico, perché avevamo pensato che una volta fatto consorzio, per non farla fine dei maiscoltori, dove alla fine 4-5 grandi proprietari gestiscono tutto il consorzio, decidono loro, i piccoli conferiscono e basta, avevamo pensato anche di farlo in maniera partecipativa, mettendo dei vincoli, in maniera che i piccoli siano tutelati e partecipino sempre alle scelte politiche, per cui Federico. E da qui basta. Scusa, posso rispondere? Sì, sì. Tre minuti. Calma, ho già avuto un mio chiesto, qua 7 euro, perché era, ho già avuto un mio chiesto, ho portato, e lì che tu sei un'azienda, ma che me ne ha l'euro in Italia, che oggi non c'è la mia, non c'è la mia. A sostegno di tutto il discorso che ha fatto Sonia, volevo far rilevare una cosa. Questi finanziamenti che l'Europa sta dedicando arrivano in un momento esatto, nel senso il momento stesso in cui hanno cominciato a entrare anche i paesi dell'Est, considerati come paesi sofferenti, l'Europa ha cominciato a dedicare delle cose specifiche a quei paesi che, a pari dei paesi dell'Est, cominciano a essere in sofferenza. L'Italia rientra fra questi paesi.
Quindi il piano dell'Europa è di armonizzare ed equilibrare e portare tutti i paesi allo stesso livello. Erano moltissimi anni che non c'erano finanziamenti a questi livelli, di queste proporzioni economiche e in un così largo lasso di tempo, perché è un progetto che si chiama, un progetto si chiama Horizon, quindi Orizzonte 2020. E poi c'è questo qui che è 2014-2020. Il progetto che diceva Sonia è un progetto a filiera a 360 gradi, quindi dall'agricoltore alla piccola fabbrica tessile che una volta lavorava cotone e adesso si è ritrovata a lavorare sintetico e a lavorarlo solamente per l'estero, e che noi stiamo cercando di riportare in modo che anche con questi finanziamenti può avere accesso a una, alla trasformazione dell'impianto. Chiuso. Okay. Sì, mi permetto di avere un minuto, che tanto devo dirvi poco, insomma. Sì, praticamente io ho un po' di pratiche partecipative, ormai abitate anche voi in Italia, sapete bene che tanti di quei problemi che abbiamo è il fatto che è un po' squilibrato il potere, sapete che c'è tra i cittadini e lo Stato, perché siamo più o meno a questo livello, e il problema non è che siamo italiani, così. Il problema è il fatto di avere gli strumenti giusti. Una volta che hai gli strumenti giusti, è stato ormai è abbastanza palese che anche in Italia, nonostante dicono che siamo italiani, ma le cose funzionano. Quindi il problema è semplicemente di rendere, di pareggiare appunto questo potere in modo da poter avere equità. Per poter gestire questo consorzio, la questione è molto semplice, adesso ci sarebbero varie soluzioni possibili. Una tra le tante che dicevo, ad esempio, ci sono 10 persone, detto che uno ha 1000 ettari, gli altri 9 ne hanno 900, cosa succederebbe? Magari se si vota per ettaro, uno vince rispetto agli altri. Invece, ad esempio, c'è uno strumento abbastanza semplice che è usato anche in Svizzera a livello di tutto lo Stato, che è quello che c'è il voto sia del numero delle persone che quello di quanti ettari hanno. Per riuscire a venire fuori la soluzione, per poter approvare, devi sempre avere entrambi i voti. Questo risolve tantissimi di quei problemi che ci sono quando il voto è unico, tipo qua, se avete 10 persone dovete votarne solo una, non è democratico, nonostante come ce lo fanno passare. E per riuscire ad avere il controllo del consorzio, in modo che possiamo avere un consorzio che lavori come vogliamo noi, non vi dico che bisognerà lavorare tantissimo, anzi sto cercando di fare in modo che il lavoro sia praticamente quasi nullo, però appunto metteremo dentro gli strumenti migliori per poter avere un controllo di come funziona, in modo che non andiamo a finire come succede sempre in Italia, che le persone che sono al potere, che non possono essere controllate, dopo tengono leggermente a fare quello che vogliono e magari a favorire uno o l'altro. Basta, questo è l'intervento, dopo quando sarà il momento avremo un bel progetto fatto bene, però insomma ci sono tante possibilità, si vedrà insomma quella più adatta. Vabbè, basta. Grazie. Mi stavo dimenticando la cosa forse più importante di usare l'edilizia e anche magari l'abbigliamento, che siamo, come diceva Sonia, siamo una volta costruito siamo in positivo con l'ambiente. Cosa vuol dire? Che ogni metro cubo di canapa posato sottrae all'atmosfera circa 60 kg di CO2. Perché la canapa, crescendo da 0 a 6 metri per fibra e non per alimentazione, cresce in 4 mesi e produce tanta biomassa come un albero di 4 anni. Quindi, una volta fatto il conto di tutta l'energia grigia, per appunto l'energia grigia è quella che calcola i processi di trasformazione, di trasporto, noi siamo in positivo. Questo vuol dire che una volta fatta la casa, chiudiamo gli occhi e vediamo 20 alberi piantati. Questa è una cosa meravigliosa, perché, e poi tornando all'agricoltura, la canapa migliora il terreno, perché se migliora il terreno... Il terreno di fuoco stanno utilizzando la canapa per far sì che... dopo magari c'è appena la canapa, che è terra di fuoco, la sua pianta, che vuole mettere... Ma è importante, la disciplina del terreno, non è importante, è importante, è vero. Sì, e questo migliora anche... Ma... Certo. Cioè, e dopo spezzare una lancia anche per l'abbigliamento, è
spezzare la lancia per l'abbigliamento, il canapa, Giacomo è uno stilista, dimentichiamoci, lui 170 euro ma è un capo che non ne fa in serie. Se noi andiamo a vedere, non so, in Germania si stanno ormai la canapa si fa, se ne fa tutti i giorni il canapa, ci sono siti abbigliamento in canapa in Germania, anche una maglietta costa 20 euro, un paio di jeans costa 45 euro, ecco, non è che una cifra. E poi la cosa che ha detto bene Sonia, che la cellulosa in canapa qualche anno fa è un brevetto europeo, questa cellulosa, e poi è stato sviluppato in Cina. Praticamente, siete presente come si fanno gli oggetti in plastica, arriva il big bag con palline di PVC. Adesso arrivano già in Europa questa società che ci dice che invece di mettere le palline di PVC metteremo delle palline in canapa, in cellulosa, e non è neanche necessario modificare l'impianto. Quindi avremo delle ciotole in canapa invece di plastica, i giocattoli di bambini in plastica invece di giocattoli pieni di piombo e di robe, che dopo tantissimi anni ce lo operanno, noi prenderemo, lo sotterriamo e facciamo concime. E questo è meraviglioso. Quindi poi, questo cosa ci fa? Oltre a non inquinare, avremo lavoro per tutti. E invece di portare la materia prima, ce l'abbiamo già noi qua. E questo è il modo importante. Eh sì, e poi naturalmente la canapa sull'edilizia, gli incentivi fino al 75%, perché i materiali sono anche. Se paga c'è qualcuno del Friuli, non so se è proprio come hai detto tu, l'utilizzo della canapa, il caso del tuo ministro, che è stato già preso. Puoi fare tutto, dai mobili alle scodelle, ai vestiti, ai pneumatici, alla benzina, ai vetri. Il vetro poi quando è rotto lo metti sempre sotto terra e ci fai il concime. Quindi poi la canapa, guarda, questa cosa è molto interessante qua, per farvi vedere, questo qua è un documento del 1616. Questa in carta di canapa, si vedono delle foglie, guarda. Questo è di un governatore di Bologna, Bossis, perché è stata rinomata la canapa emiliana, dove dice, facendo la breve, che il primo che porta fuori un seme dal condado di Bologna, si chiama Bossis questo, il primo che porta fuori un seme dal condado di Bologna verrà messo alla forca, ma non solo lui, chi l'ha consigliato, chi l'ha visto per strada, chi l'ha nascosto e chi gli ha parlato di canapa. Perché era fondamentale avere la propria canapa, era perché era alimentazione, vestiti, cordami,
tutto possiamo fare la canapa. C'è un brevetto della Marina Militare, se voi cercate, di importante, che ha recuperato mi sembra ancora per la Vespucci, perché è una miscela, un impasto, non so in che, è un segreto di Stato, me l'ha detto. Se voi andate in cerca su internet, esistono ancora queste corde che sono il retaggio di una tradizione come quella della Serenissima, come quella delle nostre repubbliche marinaresche, marinare, che hanno, che conservano queste, cioè anche dal punto di vista turistico ci sono mille maniere per sfruttarlo nel territorio, per cui il discorso è fare il distretto, dopo ci troveremo la sera a pensare cos'altro farne, voglio dire, non è che abbiamo problemi. Poi non ci inventiamo niente, perché eravamo i secondi produttori al mondo dopo la Russia di produttori di canapa. È stata smantellata per dare la possibilità al petrolio, la plastica, il tutto sanitario. Cioè, se voi pensate, l'agricoltura adesso è basata sul petrolio, i concimi sono chimici, i fitosanitari sono chimici, i macchinari hanno bisogno del olio per andare avanti. È stata cambiata l'impostazione di come condurre la terra. Adesso, avendo avanzato la tecnologia, possiamo ripensare, ritornare a quello che era il bene nel passato e magari vederlo in chiave più moderna, senza tornare alla candela, voglio dire. Però, se una volta le case erano costruite per star bene, non vedo perché adesso dobbiamo andare sui condomini che uccidono le persone che ci vanno ad abitare e non possiamo riconvertire e avere una qualità di vita migliore. Io ho conosciuto un po', la cosa dice, non c'era monaco. E poi guardate George Washington, perché negli Stati Uniti questo era un grande proprietario terriero, cioè Washington piantava canapa a manita. E era obbligatorio negli Stati Uniti piantare canapa, era obbligatorio per 400 anni, era obbligatorio perché era fondamentale e veniva usato allo scambio pari ai soldi. La canapa era una moneta, era come se fosse moneta, perché era importantissima per George Washington disse piantate più semi che potete di canapa, perché lo sapevano. E poi con l'avvento, appunto, la scoperta, ad esempio la carta fino agli anni 40 era carta di cellulosa di canapa o carta pecora, no, carta c'è molta. Carta paglia? Sì, e ad esempio la Costituzione degli Stati Uniti d'America è stata scritta sulla foglia di canapa, i soldi, tutto si veniva fatto con la canapa. I corredi delle nostre nonne erano i cani masse. Poi erano inattaccabili, perché non è attaccabile la canapa, non è tessuto. Canapone idraulico. Il canapone. Adesso potremmo andare avanti a fare l'elogio alla canapa. Però se ci sono domande. Domande, magari cerchiamo di rispondere. No, più che altro devo cercare di divulgare a tutta la gente che non lo conoscono. È importante, signori. Ecco, vi chiedo, tutti i proprietari sappi, di lasciare un'email, vi fornisco il materiale con la nostra bozza di progetto. Potete anche far vedere a chi volete, insomma, alla fine è un'idea che noi abbiamo, che secondo noi dobbiamo divulgare il più possibile, in maniera da costringere anche politicamente a considerare la cosa e fare in maniera che deve esserci una rincorsa per chi la fa. Questa è la nostra idea, cioè di dire, ci sono tante persone che la vogliono fare, dobbiamo parlarne il più possibile in maniera che bene o male convenga a tutti promuovere questa cosa, almeno così la pensiamo noi. Se volete lasciare i vostri indirizzi, vi forniamo tutto il materiale e anche qualche piccola chicca come quella del Totò, eccetera. Però abbiamo tanto materiale tecnico che parla di macchinari, di trasformazione, di macerazione, così fate un'idea, ci sono i conti economici rivisti da chi ha coltivato per davvero, che sono differenti e simili da quello che c'è scritto nei siti del Sucanaca, che è il produttore monopolista e che ha interesse a vendere.
per cui possiamo, se volete, siamo a disposizione per fornirvi il materiale. Certo, qualcuno penso qua forse a piantare, anche i suoi clienti. Ci sono i ragazzi qua che hanno trovato. Ah, ecco, ragazzi. Altre bianche stanno, niente ancora. Sì, volevo sapere la vostra esperienza. Beh, insomma, ragazzi, andiamo a vedere, no? Perché mi conosco uno da paese che viene a piantare diversi per fare un po' di ieri, sono tirato dell'olio. E purtroppo la prima crea che mi sembra la vita. La marchigiana è una tolla con l'olio e la fa caput. Allora, questa che altra che lei ha ramato, che è ancora in piedi, ma lei ha paura che è venuta a prendere. Scusate. Posso registrarti? Posso registrarti? Prego. Io porto un po' il mio contributo, per quest'anno non è il primo anno che coltivo canapa, quindi ho un qualche anno insomma di esperienza. Allora vi do due dati in termini di rese, parliamo di seme. Allora ci sono tante varietà da seme. Varietà da seme sono varietà monoiche, cioè piante che portano prevalentemente i fiori femminili, che sono quelli che poi porteranno i semi. Allora, mediamente in raccolta, se non si hanno macchine che hanno efficienza in raccolta, si raccolgono, se va bene, 6 quintali per ettaro di seme. 6-8. Oh. Però chiaramente se non c'è una macchina specifica pensata per la raccolta della canapa, il quantitativo cala, soprattutto se chi la raccoglie non ha esperienza, non ha occhio. Per quanto riguarda invece la canapa da biomassa, sono varietà dioiche specifiche. Asso canapa, per esempio, ha una selezione che è la Carmagnola. Piante che arrivano a 7, 8, anche 10 metri di altezza in annate abbastanza piovose e si raccolgono più di 130 quintali per ettaro, anche di più. Dipende dalla fertilità del suolo, dipende, ci sono tanti fattori di influenza. Quindi, per esempio anche l'utilizzo di impianti di compostaggio può essere insomma da prendere in considerazione perché dà il suo contributo almeno considerevole. Costi di coltivazione, allora per chi non è autonomo in niente e ha bisogno del cototerzista che faccia tutto quanto da capo, insomma, ci sono dei costi considerando che la raccolta con mietitrebbie non specifiche costa mediamente una forbice dai 250 ai 300-350 euro a ettaro, quindi è costosissima. Sì. Ma perché per la raccolta? Solo per la raccolta. Perché per raccogliere con macchine non specifiche si impiega parecchie ore per ettaro, perché la raccolta è molto molto lenta. E costi, appunto dicevo, appunto la raccolta, prepara il cantiere di preparazione dei suoli, è il tipico che si usa per il mais, i costi ormai sono assodati, e per quanto riguarda gli interventi fitoiatrici praticamente sono a zero perché la canapa non ha bisogno assolutamente di niente, e quindi zero chimica, zero concimi minerali. È tutto la vera? No, posso dirlo, mio suo diversamente ieri sera, zona di io avevo usato maniera sbagliata, si vede. Però io devo fare un po' di fitofarmaci e anche un po' di diserbanti su terreni più sporchi. No, non è necessario osservarlo. No, assolutamente no. È che periodo della semina. No, no. Il periodo di semina, no, guardi, qua, ad esempio, devi seminare a fine. Posso garantire, guardi, io personalmente faccio sempre semine tardive, parlo di oltre metà giugno, quindi anche con un'irrigazione di soccorso per aiutare la germinazione non c'è stato assolutamente bisogno di diserbi, soprattutto la chiave del problema degli infestanti e trovare qualcuno che sappia seminare bene, con qualità, senza fretta, esatto. E la pianta nel momento in cui arriva a 5-10 cm di altezza esplica il suo effetto rimettante, cioè diventa una coltura autodiserbante, okay? Un po' come la soia sostanzialmente. Perché anche se ha una crescita rapida, dunque, sì, è una pianta che cresce. Come c'è stata fatta sì. A fila, c'è stata fatta con il polo. Perché è un uniforme con una macchina che funziona bene. È una pianta che sequestra una massa che non frena, semina. Ha una crescita di 15-20 cm al giorno, cioè la serie di crescere
dopo domani in maniera molto specifica. Scusa, perché sei niente a voi che fai un'altra cultura? No, perché il problema della raccolta del seme è l'altezza della pianta, quindi uno dei fattori che, su cui si può incidere per limitare l'altezza è tardare il più possibile la semina, mettendo in conto in certe aree magari un po' più, con la falda un po' più bassa, di poter fare un'irrigazione di soccorso per aiutare un po' la pianta. Ma la semina è attiva quando si raccoglie il seme, allora, quando tu semini le piante da seme, non piante da biomassa. Sì, sì, esatto. Le piante a biomassa si seminano come periodo contestuale a mais, soia, la stessa pianta. Allora, ci sono varietà, massa, ci la sono... massa seminata in passeggio. Sì. Okay. Dopo ci sono varietà tipo, come si diceva prima, la 65, che sono varietà, per chi le sa usare bene, varietà a duplice attitudine, che possono essere utilizzate per una pianta. Comunque, grosso modo, insomma, questo è un po'. Grazie. Ho dati abbastanza precisi, insomma, ha fatto una carrellata molto 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 devo dire, scusa se abbiamo un sapere contraddittorio. Abbiamo bisogno del contraddittorio, per forza. Sto indagando. Sì, ma se hai dei dubbi è il momento giusto. Perché lì hai terreni con tessitura molto differente, no? Terreni che hanno un potere di ritenzione idrica molto spinto, come i terreni in zona San Donato, Rivolo, con una buona percentuale di argilla, e terreni molto sciolti come a Udine. Il vantaggio qual è? Non serve, la pianta soffre meno in queste zone perché c'è una buona quota di argilla. Invece su a Udine bisogna andare a seminare un po' prima per sfruttare un po' i periodi piovosi. È un problema se si fa il seminare tardivo perché può risentire. Ecco, l'unica noia che ha la canapa è il ristagno superficiale di acqua. Infatti per la canapa è sconsigliatissimo fare arature, si fanno dissodature profonde per dare dreno al suolo, e perché il ristagno per lei è mortale. Solamente se la pianta ha i primi 5-10 cm di altezza, quando diventa matura, diventa grande, non ha, sta sotto acqua, non ha problema. Però se è piccola è mortale il problema. Perché come fa meglio? Scusa l'ignoranza, ma va bene nei terreni argillosi, però non fanno ristagno. Dipende da come sono condotti. Bisogna di salare in profondità. Ma se col freddo è molto più buone punture profonde, proprio le puntature o le punture profonde? Le puntature, poi la lavorazione leggera si si fa un minimo di lavorazione, lo fa dopo, ci vuole, cioè le punture si possono anche abbandonare, per cui è anche meno costoso, perché la puntatura è comunque veloce, sia una macchina potente, poi con la lavorazione leggera semina, semina. Ecco, però è l'altezza che il terreno, nei primi 10 cm, bisogna che sia preparato abbastanza fine, insomma, come la soia, magari un pezzo di un germinetto per la preparazione dei primi 10 cm. Sì, spiega, buona. Tutto bene. Devo preparare il terreno. Ma che non c'è problemi, sono iniziati incidenti, andati alla fine di Bologna. Bene, ci sono i cinesi, fanno trattori, che... Oh ragazzi, roba da capogiro, oh, non so se dura, però vendi 5.000 euro, compri una Trevia, vendi, trasporto, non porta tanto perché mica fammi su un pullman. Mi figo, partì da Roma, da Venezia, Roma, Pechino, un pullman. Grazie. Che penso, dal primo di agosto arrivato all'ultimo agosto. Allora passato per tutti i pezzi, programmata tramite il dottore, tutto programmato, ma niente di stato, tutto programmato. Mi ha messo un mese per arrivare, ho fatto 14.500 km. Va bene? Un pullman vecchio, controllato, che non è oro, viva, va bene? E mi ha detto una cosa, se fesse, non fosse a famiglia.
mi porterei subito lì in Cina, perché fuori, non tanto, fuori 6-7 km, il caffè, 3 caffè, 3 euro. Al centro del Pechino, 3 caffè, 13 euro, grazie a tutti, ok? E fuori una povertà immensa. Quindi, assessorati, dovevo pensare che dobbiamo competere, perché prima o poi. Allora, qual è il motivo? Il motivo è che noi anni siamo qua su, e non è qua su, però è da fare così. Ma è più facile che noi anni fai così, che anni fai così. Dovremmo essere prima noi anni che loro, perché poi strada è degli anni che, 4-5 anni fa, sentivi i camion degli esteri qua, vicino, cricoc, cricoc, cricoc. Adesso è meglio il camion dei nostri italiani, fioi. Mico è Maggiogorio, che non è di venire prima, qua è Maggiogorio, che fioi. Se fai un carico di gasolio appena fuori da te, con se andate a tornare e vengo guadagnato 500 euro. Abbiamo guadagnato 500 euro. La differenza? E allora come fai le madri qua? Adesso è capisciando che voi riguardate che situazione che ti fai in madre. Mia, mire, e quando io i soldi per farli? Perché è giusto. Non è solamente prenderli, è anche saperli investire. D'accordo, però vedi un'altra roba, perché se mi fai un ragionamento. I contributi che arrivano ai nostri fiori, ai nostri 30-40 mila euro, il primo imprenditore, ma sa che ne condanna, non è convinta. Allora gli dico il perché. Perché oggi come oggi, quei ragazzi che 40 anni fa, io porto, che era da 30 anni, però più o meno a guarire, chi andai fuori da quei che lei riscatto, hanno fatto bene. Ma chi è casca dentro adesso? Ho problemi che scrivono 2, 3, 4, 5, 6 anni fa. Quei bestie che in una staia, i gatti contributi, perché allora dai, ma sono tributi, adesso da febbraio conteremo i morti. Era tu stato che mi ha mandato nemmeno qui. Perché prima ti mi ha dato i mochi di te, per mia famiglia, con i tuoi soldi, e adesso ti metti a promuovere il prodotto, ti mi ha mandato la carità. Non so se rende l'idea. Questo forse è anche un problema dell'associazionismo come è organizzato, perché è organizzato da delle corporazioni che gestiscono da parte dello Stato. Qua stiamo proponendo delle associazioni di produttori e consumatori molto più piccole in modo da superare io contestare. No, non sto contestando quello no, che... No, ma la proposta è proprio quella di prendere l'incertezza. No, hanno fatto un volantino e l'hanno fatto girare agli agricoltori con scritto un affari d'oro per la canapa, proprio in questi giorni. No, lo dico io, sono convinto. No, ha detto affari d'oro, nel senso che si stanno muovendo per entrare a... Noi abbiamo paura che, no che ci rubino l'idea che siamo contenti, però speriamo che questo vada a piccoli produttori. Quindi... No, noi vorremmo unirci prima che questo succeda. Però non è così, perché io sono andato alla riunione della Socana a vedere cose e so, ci hanno detto, non fatelo se non avete un centro di raccolta di distribuzione totale, e questo è un argomento che stiamo discutendo. Noi cerchiamo di venire su di là, o Friuli o qua.